Allora, ed eccoci qua, ragazzi. Bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Horizon Forbidden West. Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, o meglio, siamo qui al alla sala di del clan qua dei Tenak, dopo l'assedio e l'assalto da parte di Regalla. Sono stati nominati nuovi marescialli. Ora volevo vedere un po' le visioni che stavano qui. Allora, vediamo un po' come sono cambiate. Aspetta, vediamo un po'. Tendevano trappole ai nemici. I nemici cadano sotto i tuoi colpi. Cammina con forza. Ah, ok. Quindi sono cambiate molte delle visioni qui, allora. E noi adesso dobbiamo andare a portare Etere da Gaia. Abbiamo ottenuto la prima delle metteremo a Regalla di mettere le mani delle sue sub della squadra nelle regioni montuose della zona calda. Addestrati per sopravvivere in ogni condizione. Che i soldati della JTF 10 sapevano imporsi anche tra i monti più remoti. Wow. Scoprite come combattevano in ambienti desertici e ostili. La JTF 10 sfruttava ogni risorsa del deserto. Sfidando le furiose tempeste di sabbia del Mojave, i soldati JTF avanzavano per sabotare i rifornimenti nemici. E va, 15 di 23. Quindi me ne mancano pochi, me ne mancano di olo cosi qua. Ammirate la grinta della squadra nelle regioni montuose della zona calda. Che le macchine cadano e i marescialli trionfino. Qua c'è un'altra. Ne sono cambiate tutte. Allora, possiamo parlare? Sì, un attimo. La Joint Task Force 10 era sempre unita. Al comando del colonnello Edward De La Hoya avevano muscoli e armi pronti alla battaglia. Asti, tatuaggi, attraversiamo il confine senza problemi. Avresti un momento? Non adesso, devo andare a fare una missione. Cappellana. Allora. Siccome qua si parlano sempre tutti l'uno sopra l'altro ed è abbastanza fastidiosa la cosa, chiamiamo la nostra macchina. Oh. Eccoti, Ferrariete. Vai, vai. Ne abbiamo di chilometri da macinare, vai. Guarda là. Una gara. Non sono ribelli, questo è certo. Forse posso seguire le loro tracce per scoprire dove stanno andando. Posso usare il focus per seguire le tracce lasciate dalle loro macchine. No, non facciamo niente, Aloy. Niente gare, niente cose, eh? Abbiamo una missione da fare. Quindi le cose secondarie le facciamo off camera noi. Così? No, non stai agitando un martello, Erend. Vedi di andarci piano. Queste dita a salsiccia non me lo rendono facile, sai? Indietro, segui la linea, a destra.
L'altra destra. L'ho visto. Aloy l'ha trovato a nord. Beccato. Si chiamano Concussion Beat Party, mi pare. Questa sì che è musica. Aloy! Erend, stai meglio. E sei qui. Il mondo vivrà solo se avrai successo. Prima impariamo, prima possiamo aiutarti. Ti servirà tutto il supporto possibile, no? Abbiamo ancora molto da imparare, ovviamente. Non si diventa cacciatori in un giorno. Ogni seme cresce al proprio ritmo. Può sempre sbocciare. Il tuo amico Tenakt è qui. Cotallo. Pare che i loro guerrieri bevano sangue. Dormirò con un occhio aperto. Credo che abbia già visto abbastanza sangue. L'ho accompagnato in stanza. Pare gli piaccia stare solo. Vedo che avete tutto sotto controllo. Dovrei portare questo a Gaia. Bene, noi restiamo qui per metterci in pari in fretta. Comincio già a sognarli questi glifi. Beh, mentre tu stavi bighellonando, io invece ho studiato i Terra Numi insieme a Gaia. Per come la vedo io, tu devi metterti in pari. Forza. Va bene. Sicuro che i dati dicano questo? Assolutamente. È una bibita, ma pizzica. In che senso? Ehi. Ciao. Bel posticino. Beh, sì, ma non l'ho costruito io. Già. Ora capisco perché non sapevi se farci venire. È molto impegnativo. Ma tranquilla, lo posso gestire. Certo. Quindi Varl ti ha dato un focus? Non penso mi doni particolarmente, ma per la forgia mi fa vedere certe cose. Molte tragiche, ovviamente. Sai, la fine del mondo antico. Alcune ancora non riesco a capirle, ma mi sono chiesto a lungo come avessi fatto a trovare mia sorella nel dominio. E ora lo so, credo. Mi sento più utile adesso. Sai? Ci vorrà del tempo, ma sì. Saprai già con chi abbiamo a che fare ora. Lo ammetto. Quando Varl mi ha detto che quei bastardi vengono dalle stelle, pensavo che avesse esagerato con le bacche medicinali. Ma ormai sono abituato a vedere cose impossibili. Grazie a te. Vorrei solo che fossero meno letali. Sì, a chi lo dici? Ti trovi bene? Varl mi sta aiutando a orientarmi in giro quando si decide a parlare. Non so cosa lo innervosisca di più tra quella Gaia e la nostra amica Utaru. E l'avanguardia? Non dovresti tornare a Est a dare ordini ai tuoi uomini? Ne ho spediti alcuni a Meridiana con un messaggio. Abad non dirà nulla se resto qui ad aiutare la salvatrice di Meridiana. Allora, hai conosciuto il Tenakt? Schifo. Pensavo che quelli come lui fossero dei pazzi sanguinari. Non credere a tutto quello che senti. Già. Beh, se tu ti fidi di lui, mi fido. Bene. Devo andare. Sono qui se hai bisogno. Bene. Impara. Allora, prima di andare, guardiamo qua i piccioncini che imparano l'uno dall'altro. Wow, questo posto si sta animando. Già, e Gaia ha trasferito i dati estratti dal tuo focus in quell'archivio. Grazie ai focus che ci hai dato, potremmo accedervi al nostro ritmo per imparare e allenarci. Quando vorrai, combatteremo assieme a te. Capito. Grazie. E com'è allenarsi con Zo? Ci stiamo allenando davvero. Più o meno. È già molto più brava di me a leggere i glifi. Sarei stupido a rifiutare il suo aiuto.
Ma certo. State leggendo qualcosa? Abbiamo studiato i registri che hai trovato nella montagna della madre e nella zona Nora. È difficile immaginare i miei antenati intrappolati lì, senza il sapere di Apollo a guidarli. Ringrazia Ted Faro. Già, mi chiedo cosa abbiano provato a essere liberi. Il mondo deve essere sembrato così bello. E anche terrificante. Erano poco più che bambini. E sono diventati una vera tribù. Mi sbagliavo sugli Zenith. La loro nave non è esplosa durante il viaggio verso Sirio. Alla base abbiamo scoperto che mentivano sul creare un futuro migliore. Avranno mentito anche sulla loro nave. Eppure, una tribù che trova casa tra le stelle. Non sono riuscita a scalfire i loro scudi, Val. Quello Zenith mi ha quasi uccisa. Beh, ma hai comunque rianimato Gaia. E non ci impedirà di sfruttare Efesto. Speriamo che basti. Hai parlato con Cotallo? Volevo rendere omaggio a chi è caduto durante l'attacco all'ambasciata. Gli ho detto che non ho mai visto nessuno affrontare così una macchina. Dice che un guerriero non va lodato per aver fatto il proprio dovere. Mi è sembrato di parlare con mia madre. Non credevo che un Tenakte e una capoguerra Nora fossero così simili. Come sta andando con i Focus? Abbiamo avuto qualche difficoltà. Erend è quello che bestemmia più di tutti. Ma spero che l'ostinazione Oseram prevalga. Come state tutti? Ci stiamo ambientando. Nessuno ha perso la testa. Resisterai senza di me? Se Erend si decidesse a smettere di ascoltare la stessa musica in continuazione, forse andrà bene. Oh, lui c'ha la musica, tu c'hai la tipa, quindi che cacchio ti lamenti, Varl? Cioè, non lo so. Aloy, abbiamo raccolto delle scorte in quel baule. Serviti pure. Ah, grazie. Varl è felice di studiare con te. Insieme si impara meglio. Sei tornata a Cantopuro? Ci ho pensato, però non saprei cosa dire. Il coro mi considera già una spina nel fianco. Certo, se sapessero di fa, forse capirebbero, ma non coglierebbero mai il senso di questo. No, per ora devo dimenticare la mia tribù. Cosa fai? Gaia mi ha fatto il favore di compilare un elenco di glifi dei predecessori. Mi ha aiutato a decifrare alcuni dati che hai raccolto e spiegato come usare il focus per semplificare. Non è facile, ma per ora funziona. Ah, bello. Ti sei ambientata bene. Gaia dice che questo era per noi. Per reclamare le terre col suo sistema di terraformazione. E accudirle come i terranumi coi campi di Cantopuro. Strano che un posto vitale come questo sia ricco di metallo. Gaia ti ha detto qualcosa sugli Zenith? Qualcosa. Anche se fatico ancora a crederci. Pensare che tra le stelle ci siano posti in cui la vita può sbocciare come qui è davvero incredibile e sconvolgente, perché quella vita vuole distruggere la nostra. Hai parlato con Cotallo? Molto poco. I Tenakt non stimano molto gli stranieri. Devi averlo colpito per avere la sua fedeltà. Beh, Aloy colpisce sempre. Allora, hai parlato con Gaia? Certo. Mi ha messa al corrente di una parte della storia dei predecessori. La loro estinzione e le gesta della sua creatrice, Elisabeth Sobek. Mia sorpresa scoprire che eri tu. Morta, ma rinata. Non posso dire di capire come.
Suppongo tu abbia conosciuto Erend. Ma certo. Gli amici di Varl sono anche i miei, per quanto siano chiassosi. Gli amici di Varl sono anche i miei. Tipica frase da fidanzata proprio. Madonna mia. Allora, dimmi, come fa una tribù come gli Utaru a riuscire a mantenere la pace con dei guerrieri come i Tenakt? Con la resistenza. La prosperità dei campi suscitò nei Tenakt una grande invidia. Ma i dischi di canto puro fornivano riparo e un'ottima posizione per respingerli. Alla fine, i Tenakt scelsero la tregua. Gli Utaru avrebbero fornito ai Tenakt cibo dai loro campi. In cambio, i Tenakt avrebbero lasciato che un loro veterano insegnasse agli Utaru a combattere. Questa usanza fu abbandonata qualche anno dopo lo squilibrio. Ma ci sono ancora veterani in giro. Volevo chiederti, che problemi hai con il coro, di preciso? Non mi siete sembrati in buoni rapporti. Capita quando sei l'unica Utaru che li sfida pubblicamente. Due volte. Quando i Karja hanno invaso le nostre pianure, non hanno solo attaccato i villaggi. Hanno bruciato i campi, schiavizzato la nostra gente e massacrato chi non aveva le forze per andare a Meridiana. A morire nel cerchio del sole. Io aiutavo i guaritori a occuparsi dei rifugiati che arrivavano. Il coro era diviso su come gestire l'invasione. Alcuni volevano reagire, per altri ci avrebbero protetti i dischi, come altre volte in passato. E mentre discutevano, io piantavo i semi dei caduti. Cavolicchio. Deve essere stata dura vedere la tua gente che soffriva mentre i Karja invadevano le terre. Vengo da un piccolo villaggio vicino Cantopuro. Mia nonna sosteneva che potessimo far crescere qualunque seme. Mi trasferii ai dischi per diventare una guaritrice. All'inizio dei giorni rossi, pensai di tornare a casa. Ma continuavano ad arrivare feriti. Ancora e ancora. Rimandai la partenza. Un giorno venni a sapere che una squadra d'assalto aveva saccheggiato il mio villaggio. Mi precipitai lì per aiutare i superstiti, ma non ce n'erano. L'odore di carne bruciata mi perseguita. Mi spiace, Zo. In quel momento decisi di presentarmi di fronte al coro per esigere che ci opponessimo all'invasione, ma rifiutarono. Quindi partì per combattere. Sei partita per affrontare i Karja da sola? Esatto. Ma non ero sola come credevo. La voce dei miei dissapori con il coro si era sparsa in fretta. In poco tempo, più di 10 guerrieri Utaru erano pronti a seguirmi in battaglia. Non potevamo affrontare i Karja direttamente, ma conoscevamo le nostre terre meglio di loro. Tendevamo imboscate alle loro squadre, sabotavamo i rifornimenti e assaltavamo i campi di notte. Sembra proprio che vi faceste valere. Se ne accorsero anche i Tenakt. Quando i clan cominciarono a respingere i Karja, ci unimmo a loro e inseguimmo il nemico fino a Luce Arida. Tu eri a Luce Arida quando i Tenakt sconfissero i Karja? I marescialli Tenakt superarono il timore nella notte per attaccare dall'altro lato. Poi le porte si aprirono, facendo entrare l'armata dei clan. Quello che successe dopo non lo ricordo volentieri. Quando il sangue e la polvere si posarono, lo sentii di nuovo. Quel puzzo di carne bruciata. Sconfitti i nemici, quel che restava della mia squadra tornò alle pianure. Io tornai a Cantopuro, ma col passare dei raccolti capii che non ero tornata veramente. E sei diventata una cantamorte. Credevo
che lenire il dolore altrui avrebbe placato anche il mio. Poi sei arrivata tu e mi hai dato una scelta. Potevo cantare sulle tombe dei caduti o combattere affinché restassero in vita. Lieta che hai scelto la seconda. Bene, ora è meglio che vada. Torno all'addestramento. All'addestramento o con Varl a fare cosucce? Allora, in quel baule ci sono scarte. Allora, dove che dobbiamo andare? Dritti, dritti verso di là. Ok. Gaia! Ho qui una sub... com'è che si chiamavano? Bentornata, Aloy. Quando sei pronta, ti prego di unire Etere a me. Dopodiché ho un'importante questione di cui discutere. No, ma dobbiamo sempre discutere. Vabbè, inseriamo Etere. Allora, di che volevi discutere? In tua assenza ho ricevuto una trasmissione insolita sulla frequenza di Ilizia. Ilizia? È una delle sottofunzioni che non rilevavi. Esatto. La trasmissione era così lenta che inizialmente poteva sembrare solo una sequenza di dati inviata per errore. Una volta notata l'anomalia, mi ci è voluto del tempo per decifrare il messaggio. Coordinate. Dove conducono? A una montagna a nord-ovest di questa struttura. Un avvertimento, Aloy. È possibile che la trasmissione sia autentica. Ed è anche possibile che sia stata inviata da qualcuno o da qualcos'altro. Sospetti che non sia Ilizia? Non sono certa. Cos'è un SOS? Un codice del mondo antico. Per le emergenze. Una disperata richiesta d'aiuto. Perché Ilizia avrebbe inviato una trasmissione in codice su una frequenza che potete usare solo voi due? Credo fosse una precauzione per evitarne il rilevamento. O almeno per dare l'impressione che questo qui fosse l'obiettivo. Inoltre non saprei dire per quale motivo Ilizia si aspettasse che avrei individuato e risposto al suo segnale d'emergenza. Per quello che ne sa lei, io non sono più attiva. Va bene, quindi o Ilizia è nei guai e ha inviato il messaggio sperando che tu lo ricevessi, o qualcun altro ci sta spingendo verso quelle coordinate fingendo di essere Ilizia. È la mia stessa conclusione. Possibile che la stiano inviando gli Zenith? Stando ai dati che ho esaminato sul tuo focus, gli Zenith hanno recuperato l'altro root kernel di Gaia dal laboratorio di Ade. È plausibile che l'abbiano usato per accedere alle mie frequenze interne. Allora, l'avranno mandata sperando che rispondessi, rivelando la tua posizione. Possibile. Tuttavia la trasmissione è molto irregolare. Se l'intento era spingermi a rivelare la mia posizione, mi sarei aspettata una comunicazione più di routine. Giusto. Allora forse non sono loro. Ma con i forse non si va da nessuna parte, eh? Hai detto che le coordinate indicano una montagna a nord-ovest. Cosa c'è lì? Non mi risulta ci sia niente di particolare in quell'area. Va bene. E invece l'altro numero nel messaggio? 237. Sai cosa significa? Ho provato a cercare nei database disponibili, ma non ho trovato alcun significato specifico. Forse il suo significato può essere compreso solo presso le coordinate indicate.
D'accordo. Andrò lì e cercherò la fonte della trasmissione. Lo farai da sola? Non penso. Ho incluso Eren e Varla nella riunione attraverso i loro focus. E concordo sul fatto che non dovresti indagare da sola. Se fosse una trappola? Certo che potrebbe esserlo. Ma se fosse davvero Ilizia, allora sarebbe nei guai. E devo portarla via da lì. Tranquilli. Farò attenzione e... Veniamo con te. Bene. Fate i bagagli. Ci trovi all'uscita ovest, nel caso ti serva ancora tempo. Oh, un po' di supporto allora. Bene, abbiamo sbloccato il trofeo. Siamo a livello 16, regà. Punti abilità a non finire. Perfetto. Allora, uscita ovest. Culla degli Echi. Allora, ho aperto un'altra stanza nell'area comune principale. Molto bene, controllerò appena posso. Allora, loro sono lì. Quale stanza avrà aperto? Più cose apprendo sui predecessori, più mi sembrano simili alla gente di oggi. Aloy. Che piacere. Credo che tu abbia un sacco di domande. Ho saputo del nemico e dei suoi propositi. Mi hanno mostrato la visione che voi tenete qui, Gaia. E mi hanno dato il focus. Non sono in grado di capire tutto, ma mi basta sapere dove esercitarmi e quando combattere. Benvenuto tra noi. Che cosa stai guardando? Gli altri mi stanno aiutando a decifrare i simboli sul focus. Quindi ho pensato di dare un'occhiata all'arma che intendi usare contro il nemico. Questo Efesto riuscirà a creare delle macchine agli ordini di Gaia? Sì. E quante? Quante ce ne servono? Che potenza. È mai esistito nulla di simile? Ora che sai tutto sul nostro nemico, hai qualche altra domanda? Ammetto che è molto difficile crederci. Gente dal cielo e invulnerabile. Per ora. Lascio la strategia a te. Confido che punterai la mia lama dove farà più male. Hai detto che vivevi nel bastione tanto tempo fa. Eri del clan del cielo. È così. È tutto qua? Bene, se insisti. I miei morirono in una battaglia tra clan. Sono stato cresciuto dalla squadra. Col tempo mi feci la fama di abile combattente. Tecotte era molto interessato a me. Combattemmo insieme ai Kerja e guidai la mia squadra in una scalata sul timore. Aprii io i cancelli di luce arida da oriente e i Tenakt la rasero al suolo. Attirando l'attenzione, immagino. Esatto. Mi accolsero come un eroe. E mi bastava. Perché li hai lasciati? Diventai maresciallo. Perché hai lasciato il clan del cielo per fare il maresciallo? Perché Tecotte mi inviò al Kurrut. A quel tempo assecondavo ogni suo ordine. Credevo in lui, come fosse un padre. Non riuscivo a vedere la paura nei suoi occhi. La paura di un giovane guerriero in grado di competere per il comando. Ero un eroe dopo la battaglia di Luce Arida. Ma per lui ero solo un rischio. Non immaginava neanche che una posizione di potere potesse non interessarmi. Perché Tecotte pensava che andando al Kurrut non saresti stato più un rischio? Sapeva che se fossi sopravvissuto al Kurrut, avrei dovuto abbandonare il clan per servire tutti i Tenakt. Non avrei potuto sfidare la sua autorità, neanche se l'avessi voluto. Dopo la vittoria di Luce Arida, Tecotte parlò con il clan. Disse che sarebbe stato egoista privare i carro e i marescialli di un guerriero come me, anche se sapeva perfettamente che non era mia intenzione andarmene.
Un esilio mascherato da onore. Sapeva che non avrei rifiutato. Diventai un maresciallo. E il resto è storia. Mi spiace per quello che hai passato. A me no. All'epoca mi addolorò. Ma il mio destino era diventare maresciallo. Quando eravamo al bastione, le guardie hanno parlato delle ali dei Dieci. Le ha nominate anche Carroll Kulrut. E persino Decca. Cosa sono? Le visioni narrano che i Dieci volavano su grandi macchine alate di metallo e si calavano in battaglia dal cielo. Per noi, imitare questa impresa è la massima espressione dell'abilità in guerra. Perciò gli sfidanti del Kulrut balzano dall'alto nell'arena. Mi capitava di sognarlo da piccolo. Quel senso di libertà. La maestosità di un simile gesto. Cosa ha detto Ecarro quando l'hai avvisato che saresti venuto qui? Hai versato sangue ribelle al bosco e hai aiutato a riunire i clan. Non c'era altro da dire. Ha capito. Beh, mi ha prestato il suo miglior maresciallo. Sono onorata. Certo. Hai passato un po' di tempo con gli altri. Come li trovi? Ammetto che mi ha sorpreso vedere un Autaro qui con noi. I contadini non sono soldati efficienti. So che in passato radunò alcuni della sua tribù contro i Karj e arrivarono fino a Luce Arida. Interessante. Forse mi sbaglio. Ora vado. Se vuoi, va pure a trovare Ecarro e la tua gente. La porta è aperta. Lo farò. Ho saputo che Varl ed Erend verranno con te in missione. Ti serve il mio supporto? È meglio che tu e Zoe facciate la guardia mentre siamo via. Sarà fatto. Che i Dieci siano con te. Bene. Allora, vediamo un po' quale altra stanza è stata aperta. E poi, magari nel prossimo episodio... Qua si è già trasferito qualcuno, vedo. Vedo che hai trovato la stanza di Varl e Zoe, Aloy. Credo che volessero un alloggio privato. Capisco. Cioè, si mettono a fare zoom zoom? Sembra un terranume degli Utaru. Come quello che abbiamo ucciso nella caverna sacra. Forse non lo capirò mai, ma... vedere una cosa che rappresenta la vita e la prosperità trasformata in arma è stata dura per Zoe. La loro stanzina d'amore. Qui siamo già stati. Questo? Erend e Cotallo hanno già portato la loro roba. Cioè, è diventato un deposito? Oh, posso aprire quella porta. Quale porta ti riferisci, scusa? Cioè, io guardando qua mi dice, posso aprire quella porta. Quale porta? Forse questa porta? No. Hai parlato di porta, ma quale? Ho una vasca da bagno. Ah, eccolo. Gaia, cos'era questa stanza? Fungeva da zona ricreativa per gli addetti del centro di controllo. Purtroppo, i moduli di intrattenimento sono andati perduti con Apollo. Oh, che peccato. Ah, deposito di scorte, ok. Facendo un po' un giretto qua, tanto nel prossimo episodio andremo avanti. La porta è chiusa. Forse Gaia riuscirà a sbloccarla. Ah,
Qualcuno ha messo ordine qui dentro. Aloy, vedo che hai trovato la tua stanza. I tuoi compagni hanno pensato che avresti apprezzato un posto tutto per te. Premuroso da parte loro. Wow. Ho portato con me il ciondolo di Elizabeth per mesi. Dato che ci fermeremo per un po', forse posso lasciarlo qui per tenerlo al sicuro. La mia vecchia lancia. Rost mi ha aiutata a costruirla a fine addestramento. Sembra una vita fa. Questo è il foglio di via che mi ha dato Fashava all'ambasciata. Mi piaceva. Sembrava un brav'uomo. E credo non vedesse l'ora di tornare a casa. Ok, lì c'è un altro baule. Abbiamo esaminato tutto. Ok, perfetto. Possiamo andare alla porta ovest. Qual è l'uscita? Ora ci sono le scale. Qua andiamo da Gaia. Le gambe dopo essere stati al chiuso. Pronti? Eccola qui. Pronta a partire? Andiamo. Guardate, tre veterani che stanno per partire verso l'ignoto. Ci divertiremo. Questo segnale doveva proprio arrivare dalla cima di una montagna, eh? Che cos'è? Che diavolo? Questa è nuova. Varl, va a controllare laggiù. Vado. Noi ispezioniamo l'area. Cominciamo dalla Zenith. Beh, ovviamente ci sono più Zenith di quanti sappiamo. Assurdo tu ne abbia combattuto uno. A momenti mi ammazzava. La neve mi si scioglie addosso. Benone. Non so come, ma i ribelli hanno distrutto il suo scudo. Cosa ci faceva qui? Posso accedere alle sue ultime comunicazioni, ma userò il focus anche per ispezionare il campo di battaglia. Che mi dici di quell'arma pazzesca che usava? La faceva comparire e scomparire a piacimento. Ma ora non c'è più. Ah, beh, fai quello che devi. Io ti aspetto qui. Cosa c'è qui? Questo Spectre aveva l'ordine di aiutare nella ricerca della risorsa. Chissà di cosa parlano. Poi vediamo cos'altro c'è da esaminare. Varl.
Lì c'è qualcosa sopra, ok. L'arma è ancora calda. Devo scoprire come funzionava. Ma è meglio aspettare che si raffreddi. Un Oseram con un focus. Stava inviando informazioni sull'arma da qualche parte. Peccato che il corpo veniva... Ah, ok. La posizione non era proprio... quella, ma poi cos'altro c'è da esaminare? Lì. Verrà un po' più lungo questo episodio, ma... I ribelli sono stati accampati qui per un po'. Stavano tenendo d'occhio l'area. Perfetto. Credo di aver capito cosa è successo qui. Meglio tornare da Erend. Però prima voglio prendere un po' tutta la roba che c'è qui prima di parlare con Erend. Che magari un po' di robetta da fare qua. Ah, questa è un'arma e quindi... Cos'altro c'è qui? Allora, Varl è lì. Prima o poi mi torneranno utili. Ok, e adesso andiamo da Erend. E spieghiamogli l'accaduto meglio di Detective Conan. Colei che vede l'invisibile. Che cosa hai scoperto? L'attacco era pianificato con cura. C'è un accampamento lassù. I ribelli tenevano d'occhio questa zona almeno da qualche giorno. Hanno aspettato l'arrivo degli Zenith per mettere alla prova quell'arma. Gli Zenith hanno scudi personali che li rendono invulnerabili, ma credo che quell'arma li elimini. L'Oseram che la manovrava stava inviando dati da qualche parte. Forse era solo un prototipo. Conosco altre che lo fanno. Una specie di prova prima di rivelare la vera arma. Si vede che non era ancora completa, visto che è esplosa. Cercava qualcosa che aveva perso. Il suo drone doveva recuperare una cosa chiamata la risorsa. Cosa? Che sia la sottofunzione di cui stavi parlando, Ilizia? Non saprei. Forza, andiamo da Varl. Ok, molto bene ragazzi, direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao, belli!